Ciao Dreamers, nuovo tutorial per voi e vedete oggi un tutorial ispirato alle stigmate, oltre a tutti i casini che ci sono su questa scrivania che c'entrano col tutorial, ma fino a un certo punto. Vi dicevo che oggi ho realizzato le stigmate. Faccio una premessa, non vi, nel senso, chi è credente in Gesù e quant'altro, come io, come me, nel senso, che io sono credente, non pratico, non vado in chiesa, ma sono credente, prego, eccetera. Chi è credente non la prenda come un'offesa, una blasfemia o una bestemmia, perché non è assolutamente un'offesa, anzi, tutt'altro. Diciamo che lo consideriamo più un tributo. Ecco, perché volevo proprio rappresentare la sofferenza e il dolore, appunto delle stigmate, e quindi volevo provare a raffigurarle sulla mia pelle per vedere un po' come, insomma, come venivano, ecco. Non ha niente punto di offensivo contro la religione, né contro Gesù, né contro quello che ha passato, né contro nessuno. Quindi, se qualcuno è infastidito da questo trucco, lo vede nel titolo, cosa vuol dire, cosa sto facendo, non lo guardi, punto. Cioè, risparmiatevi critiche, commenti acidi e quant'altro. È solo make-up, è solo trucco, diciamo. Te l'ho fatto per sperimentare, non per offendere né altro. Detto questo, le ho realizzate sia sul palmo, sì, sul dorso, scusatemi, della mano che sul palmo. Perché secondo me le stigmate non escono solo sul palmo, cioè secondo me escono anche dall'altra parte. Se sono stigmate, poi vabbè, non lo so, magari è una mia credenza sbagliata, però insomma, io ho deciso di farle così e basta. Quindi questo è il palmo, questo è il dorso. Spero che il tutorial vi sia piaciuto. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Allora, Dreamers, inizio con un po' di bianco della Snazzaru e per prendere la misura nella quale andranno la mia stigmata, quindi sia da una parte sia sul dorso che sul palmo della mano. Ho scoperto che facendo la slug con l'acqua, cioè bagnando le dita un po' nell'acqua, la slug si lavora molto meglio, ovviamente senza eccedere perché sennò si ammorbidisce troppo, però riesco a lavorarla meglio. Quindi questo è un consiglio che do volentieri a tutti quelli che usano la slug e non sanno come usarla. Se vi bagnate un po' il dito, riuscite a espanderla meglio e a modellarla meglio. Poi con un cotton fioc pulito puliamo questa zona qua che non ci interessa avere né slag né bianco né lattice e attendiamo che asciughi. Non dovete stringere la mano, quindi mi raccomando, state attenti. Qui ancora non è asciutto, quindi vado un attimo ad asciugarla col phon e torno subito. Poi prendo un pochino di fondotinta.
mentre lasciamo asciugare, prendiamo il pennello. Anche qui se cola un po' meglio perché è più realistico. Ed ecco qua, Dreamers, questo è il risultato finale. Questo è il dorso, questo è il palmo della mia mano con la stigmata. E niente, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Ciao, Dreamers.